con Luigi e Alberto Panozzo della Simedia per capire un po' quella che è l'offerta della Simedia appunto qui all'IBC di Amsterdam. Beh, i prodotti sono rimasti quelli tradizionali nostri, che riteniamo di avere già un quadro completo di software per la gestione di un'emittente televisiva. Ci sono però diversi aggiornamenti. Questo lo dovresti chiedere al buon Alberto, che è sicuramente più aggiornato di me. Aggiornamenti, Alberto, aiutami. La parte di MAM che adesso è anche su gestibile via web, quindi sia in remoto sia anche su macchine Mac possono essere tranquillamente utilizzato il nostro MAM. Poi abbiamo fatto lo sviluppo della parte di grafica con il nostro modulo, si chiama MediaCG, che si è evoluto anche a 3D. E questi sono i due nuovi prodotti, l'evoluzione del portafoglio prodotti. Poi buon Antonio voleva sapere le installazioni. Bella è stata l'installazione Video Calabria, forte il nostro sistema basato su IT. Qui ci sono però su questo sistema, dicevamo, dei punti importanti, nel senso che sono stati fatti delle combinazioni, un progetto un po' particolare rispetto a quelli precedenti. Allora, per Video Calabria la cosa interessante è che abbiamo fatto l'offerta, il progetto completo, quindi dal traffico al Palladio Ingest, MAM, l'EPG, tutta la parte di logger e la parte di playout delle news. Quindi ha un unico database che gestisce tutto il dato e anche la parte di asset viene fatto da un unico archivio che poi il nostro MAM trasferisce in base a richiederlo sia la parte della newsroom, la parte di archiviazione, la parte di playout news. Tu ti riferisci a SBP Roma, dove è stata fatta l'integrazione con Harris, dove c'è il nostro traffic di Super Tennis dove creano il palinsesto sfruttando il proxy quality per fare la marcatura e la pianificazione della titolazione, viene passato all'ADC della Harris che lo playa. Le due grosse novità di questa soluzione è stato il live update, quello che loro chiamano live update, cioè le modifiche che vengono fatte sull'Harris, sull'ADC dell'Harris, vengono riportate immediatamente dalla parte di traffic. Siccome Super Tennis lavora per la maggior parte in live sulle partite di tennis, non sapendo quella durata che viene gestita la parte del Master Control Room, ovviamente sotto la parte di traffico hanno bisogno di aggiornare continuamente le modifiche che fate. Una volta questo non c'era, adesso con Harris c'è questo tipo di integrazione. E sempre con SBP è stato evoluto quello che si era fatto con Switch Over Media, cioè il passaggio dell'EPG a Sky, quindi è Sky che riceve il dato dal nostro traffic su quello che è la Electronic Program Guide e a quel punto Sky può uscire con l'EPG sia di Switch Over Media, che è un'altra emittente, sia di Super Tennis con SBP. Luigino, state anche però guardando molto al mondo della newsroom. Voi avete una tradizione ovviamente di play out, prima con la radio, poi con la televisione, avete in mano la quota più importante del mercato italiano per ciò che riguarda il play out, ma adesso anche la newsroom sta diventando un settore per voi comunque ben focalizzato. Fondamentale, lo è sia per il mercato italiano, che qualche difficoltà evidentemente sta incontrando soprattutto nei volumi delle vendite. Diciamo che siamo già soddisfatti di quello che abbiamo fatto, di cui parlava prima Alberto, dove invece noi stiamo concentrando tutte quante le nostre e le mie attenzioni su che cosa? Sul mercato estero, e nel mercato estero, dove stiamo andando in Asia, chiedono newsroom, non ti chiedono il playout. Ti chiedono le newsroom oppure dei prodotti nostri, quello che viene molto richiesto è il traffic, perché non tutte quante le software house che operano nel mercato hanno un traffic del livello qualitativo del nostro. Parlando di newsroom, qual è la caratteristica della vostra offerta? Beh, innanzitutto è la facilità, la modalità del sistema. È un sistema estremamente modulabile e customizzabile, quindi in Italia ha fatto buon gioco perché ovviamente ogni emittente ha una sua, soprattutto in Italia, ha le sue peculiarità, le sue caratteristiche. All'estero siamo estremamente concorrenziali con il prezzo e soprattutto
all'estero hanno ancora più che in Italia bisogno di customizzazioni. Essendo il nostro punto forte questa la capacità di cucire su misura il sistema all'estero, ad esempio in India, dove hanno bisogno di grosse customizzazioni, ecco che la nostra soluzione sta avendo un grosso successo. E con questo è tutto, Luigi e Alberto Panozza dallo stand della C-Media qui dall'IBC di Amsterdam per millecanali.it.